siamo con Massimo Grimaldi, Massimo il CTEUR, in forza anche in questa diciamo, iniziativa molto importante di Circoliamo, siamo questa sera con il Burrari. Esatto. Ma volevo sapere, tu che segui questa manifestazione molto da vicino, fai parte diciamo, del team che ha organizzato questa edizione, la 7ª edizione, come sta andando, come va al di là del CTEUR in generale? In generale mi sembra che le gare stiano andando piuttosto bene. Un piccolo rammarico del tutto personale, quindi lontano da ogni polemica, si sta secondo me perdendo un pochino lo spirito goliardico e divertente che, con il quale avevamo iniziato questa manifestazione tanti anni fa, e credo che questo debba essere riconsiderato e rimesso in pista, perché così saremmo tutti più contenti. Siamo tutti soci, cioè dovremmo divertirci fra di noi, insomma, ecco. Quindi se è vero che in ogni competizione l'intento è quello di vincere, però se poi non si vince non fa niente, l'importante è gareggiare correttamente e divertendoci. Ecco, mi sembra che un po' di divertimento si stia perdendo. È la mia impressione. È una grande Olimpiadi romana. Assolutamente. Con l'inserimento del tiro della fune, quindi meglio di così. Più divertente di così. Questa è veramente una allora, cosa molto divertente. Aspetto il tiro della fune per vedere quali sono le squadre. Speriamo non che sia mai che saranno ingaggiati degli atleti che vengono da una mega. Io ho sentito qualche questo nome di quelli. Legarmi un po'. Ho sentito qualche nome importante. Quindi, voglio dire. Speriamo che il sole ci aiuti, perché le previsioni per sabato sono pessime, esatto, però sì, speriamo sì, bene sì. Insomma. Quindi Circoliamo, 7ª edizione, divertitevi, questo è il messaggio. Massimo Grimaldi. Al Burraco? Al Burraco invece del CTEUR, parliamo del CTEUR. Noi siamo la scorsa edizione, il CTEUR arrivò prima alla gara di Burraco. Prego. E quindi c'era anche Paoletta. Paola Gelpi è la mia compagna di Burraco, siamo una coppia molto affiatata. L'organizzatore dice che molto dipende dalla fortuna. Voi che cosa ne pensate? La parola fortuna è, posso dire una parolaccia in diretta, però la fortuna è riduttiva, secondo me se non c'è un po' di culo non vinci. Bravo Massimo! Oltre all'attenzione ovviamente nel giocare le carte. E allora circoliamo con culo e culo. Ecco, con i campioni uscenti, si dice in questi casi, sì. Ecco, del Burraco. Speriamo di riconfermarci. Assolutamente sì. Grazie. Circoliamo, e questa è la pausa solo del primo round. Esatto. E quindi ha voglia ancora, Massimo? Esatto. Divertitevi, circoliamo con il CTEUR.